In piedi, entra la procura. Entra la corte. Allora, buongiorno, benvenuti in questa splendida cornice. Diamo inizio all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E sentiamo subito la parola al procuratore generale aggiunto, che viene da Roma, il dottor Andrea Lupi, che ci onora stamane con la sua presenza e che rappresenta il nostro consiglio di presidenza, di cui è membro. Grazie Presidente, appunto sono qui in rappresentanza del Presidente, del Consiglio di Presidenza della Corte per portare i saluti al Presidente Motolese, al Presidente Palomba e al Presidente Pomponio da parte del Presidente del Consiglio di Presidenza e poi un saluto particolare da parte del Procuratore Generale, diciamo che è il capo della Procura Generale. Ovviamente a lei Presidente, al Presidente Palomba e più particolare, perdonatemi, al Presidente Pomponio che è stata per anni diciamo, la punta di diamante della Procura Generale che ci ha lasciato diventando Presidente Procuratore Regionale poco tempo fa. Qui vicino, credo a mezz'ora di strada, c'è il Borgo Antico del Conte Leopardi, scusate che leggo una citazione, dove lui ha vissuto, no? E ha lavorato quasi tutta la sua vita, poi come sapete è morto a Napoli, e dice in uno dei pensieri Leopardi: i buoni e generosi sono odiatissimi perché chiamano le cose coi loro nomi.
colpa non perdonata dal genere umano che non odia mai tanto chi fa male, né il male stesso, quanto chi lo nomina. Adesso ovviamente non voglio esagerare, non voglio dire che la Corte dei Conti o l'Istituto o noi magistrati contabili siamo odiatissimi o siamo perché chiamiamo sempre le cose col loro nome o perché appunto nominiamo il male. Ma è vero anche che da un po' di tempo, da qualche, diciamo, forse anche qualche anno, c'è una narrazione della Corte dei Conti e della, come dire, della magistratura contabile, ovviamente non da parte di tutti, ma da buona parte dell'opinione pubblica, che viene, la Corte viene rappresentata come uno scandalo, cioè esattamente l'etimologia della parola scandalon, che appunto significa ostacolo. Cioè la Corte dei Conti viene rappresentata come l'ostacolo all'azione amministrativa, come la causa principale, di questo ne ha parlato molto il procuratore generale nell'inaugurazione di qualche giorno fa, la causa principale della paura della firma, quando tutti sappiamo che la paura della firma, insomma, forse dipende dalla ipertrofia normativa, dalla sovrapposizione delle leggi su determinate materie, dalla frammentazione delle competenze su alcune questioni, dove appunto è competente un ente pubblico, un ente locale, un ente territoriale, una società partecipata ed altro. Quindi questa narrazione poi ha portato a redigere una norma che noi stiamo un po' subendo, un po' cercando di combattere, cioè l'articolo 21 del decreto semplificazioni, e poi secondo me la narrazione è anche la causa di alcune proposte di legge che sono adesso in discussione al Parlamento, che speriamo non vengano approvate, che sono tutte dirette a limitare, a ridurre l'ambito di efficacia, l'ambito, come dire, di efficacia delle funzioni della Corte, di tutte e tre le funzioni della Corte, forse non solo di queste tre, parliamo anche della funzione consultiva e del referto, che sono fondamentali nell'ambito dell'attività della Corte, e non solo a ridurre, ma anche spesso a complicare, cioè a rendere più difficile l'attività della Corte, a prescindere, ripeto, dalla riduzione dell'ambito delle funzioni. Ecco, questa è solo una narrazione che non corrisponde alla realtà. Noi pensiamo proprio che proprio perché per Costituzione la Corte resta l'unico garante terzo e imparziale dell'azione amministrativa, della legalità, dell'efficacia, dell'efficienza dell'azione amministrativa e dell'integrità delle risorse, delle finanze pubbliche. Ma pensiamo che invece sarebbe il contrario, cioè che proprio in realtà se si aumentasse, si ampliassero, comunque si lasciassero intonse le funzioni della Corte, forse in realtà l'amministrazione avrebbe un supporto maggiore e potrebbe anche accelerare l'attività e non rallentarla. Chiaro che in questo momento, oggi, in questo momento, in questi giorni, da quasi due settimane, forse parlare anche di questo è, come dire, può sembrare anche ultroneo, parlare delle nostre sciagure, diciamo, quando in una parte del vecchio continente bombardano e uccidono civili, uccidono bambini, e quindi è evidente che in questo momento forse non è neanche giusto insistere troppo, anche se è giusto, secondo me è stato giusto ricordarlo. E per chiudere voglio fare un'altra citazione, perdonatemi, di un grande scrittore russo, forse il più grande scrittore russo, che in Guerra e Pace fa un monito, lui si riferisce a Napoleone ovviamente, ma fa un monito che secondo me vale per tutti coloro che
esercitano il potere tutti coloro, compresi noi, innanzitutto noi che svolgiamo una funzione pubblica fondamentale per la tenuta dello Stato democratico. Dice Tolstoi: a nessuno viene in mente che ritenere grande un uomo che non tiene conto della misura del bene e del male significa soltanto riconoscere la propria nullità e la propria incommensurabile bassezza. Non c'è grandezza laddove non c'è semplicità, bontà e giustizia. Buon anno giudiziario, buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie. Benissimo, allora diamo inizio alla inaugurazione vera e propria con la mia regione. Signor Presidente della Regione, autorità civili, militari e religiose, signor Procuratore regionale, Presidente della Sezione di Controllo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati, magnifici rettori, colleghi di questa e di altre magistrature, avvocati dello Stato, degli enti pubblici e del Libero Foro. Signore e signori, l'evento odierno ha un alto valore simbolico. È una manifestazione del carattere pubblico e democratico dell'amministrazione della giustizia. È l'occasione soprattutto importante di un dibattito sulle misure adottate e sui risultati conseguiti. Chiaramente questa inaugurazione ha un carattere diverso rispetto agli anni precedenti. Non potrebbe essere diversamente, considerato il periodo appena trascorso. È la prima inaugurazione in presenza dal 2019. La pandemia, determinata dal coronavirus, ha causato un'emergenza sanitaria, economica e sociale a livello mondiale di proporzioni assimilabili a quella registrata con l'influenza spagnola negli anni fra il 1918 e il 20, che aveva causato 50 milioni di morti nel mondo e 375 mila in Italia. Il primo paese, come sappiamo, colpito dal Covid fu la Cina e poi c'è stata una propagazione in Europa e in tutto il resto del mondo. L'attuale segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che la pandemia da coronavirus è la più grande prova che il mondo deve affrontare dalla Seconda Guerra Mondiale. Mario Draghi ha definito questa crisi una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. Come uscirà l'Italia da questa esperienza Covid? La relazione è stata redatta prima della guerra in Ucraina, c'era fretta di mandarla alle stampe, poi si è aggiunta purtroppo questa catastrofe, quindi quando è stata scritta il nostro pensiero era il Covid e il PNR. I problemi italiani, sappiamo, non sono figli solo della pandemia, hanno radici profonde. Le sfide per l'Italia si sostanziano soprattutto nell'opportunità e sulla necessità di sfruttare le risorse ingenti messe a disposizione dal Next Generation EU. Certamente quest'ultimo però ha rappresentato una novità importante nel panorama della politica economica europea e per molti versi costituisce una sorta di occasione ultima, non solo per il nostro Paese, ma per il processo intero di unificazione europea. La crisi, ha aggiunto Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, è una grande prova per tutta l'Europa e quindi non possiamo permetterci di fallire. La risposta europea al Covid-19 è stata veloce, nell'imprimere un orientamento espansivo, molto più comunitario e meno intergovernativo, tanto da far pensare, da ricordare le parole del filosofo francese Etienne Gilson, che all'indomani dell'istituzione della CECA disse che era stato dato finalmente un corpo all'Europa. Sfida raccolta dal governo Draghi, quindi il ritorno a una durevole crescita dell'economia è legato alla realizzazione di riforme importanti e per l'Italia è certamente un'occasione importante, ma sicuramente difficile da realizzare.
L'orizzonte dell'attuale governo è comunque indeterminato. Le iniziative finanziate del PNRR coprono 7 anni, quindi c'è subito un problema di connessione temporale. Sono necessari strumenti adeguati, risorse in questo quadro, dar vita a un accordo ampio fra tutti gli stakeholder politici, sociali ed economici. Dopo la fase di stesura di questo PNRR, la promozione dello stesso da parte di Bruxelles, l'incasso della prima tranche dei fondi, viene adesso la fase più difficile, è quella dell'attuazione. I ministri hanno compiti che le loro amministrazioni non avevano mai affrontato prima, e così anche gli enti locali necessitano di risorse e know-how. Nel 2022 devono essere raggiunti 100 risultati, di cui 45 nei primi 6 mesi e 55 da giugno a dicembre. In questo quadro non appare possibile prescindere da un apparato di controllo e di verifica delle risorse così acquisite. Non può dubitarsi dunque che anche la nostra Corte sia chiamata ad offrire il proprio contributo, come peraltro è sempre accaduto nella secolare storia del giudice contabile. E come ha rappresentato più volte il nostro primo presidente, Guido Carlino, la sfida di questo momento è coniugare ripresa economica, transizione ecologica, innovazione digitale, inclusione sociale. Quindi la pandemia ha reso più evidenti le fragilità economiche e sociali del nostro Paese. Per la prima volta, ha detto Carlino, non ci siamo occupati più solo di argomenti giuridici, ma abbiamo provato a capire come la pubblica amministrazione possa affrontare questa transizione con l'obiettivo di conformare l'operato della Corte alle nuove esigenze. La Corte non ha mai smesso di lavorare, comunque, anche nei periodi di lockdown più duri, grazie sia alla digitalizzazione e all'adozione di procedimenti attuativi della normativa nazionale, organizzativi a livello centrale e regionale, come per esempio la modalità di lavoro in smart working e la celebrazione di udienze da remoto. E quindi ha continuato a svolgere sempre in modo efficiente e quotidianamente i propri compiti. Una descrizione analitica poi è riportata nelle pagine successive. Mi limito qui a formulare qualche riflessione di carattere generale riguardo al ruolo svolto dalla sezione in questo momento così difficile. Il DL 56 del 21 e successive modifiche e proroghe relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile ha prorogato questo termine di applicazione delle misure e ha previsto la redazione del POLA, che è il Piano Organizzativo di Lavoro Agile. Il decreto ha comunque stabilito anche un principio importante, quello della coesione sociale e quindi della contrattazione collettiva. Sulla base delle modalità dettate anche dalla circolare del nostro segretario generale, la numero 35 del 21, anche la sezione ha provveduto con decreto numero 305 del novembre 21 a emanare queste disposizioni attuative relativamente allo svolgimento lavorativo e smart working del personale amministrativo. Mi piace rappresentare che la sezione Marche è stata la prima, già subito nel 2020, a presentare il primo piano di smart working, e quindi che ha proprio il numero 1. Questa attività di lavoro agile si è tradotta in 28.586 atti rispetto ai 22.000 dell'anno precedente, corrispondenza, protocollazione, stesura di documenti, fra cui sentenze, ordinanze, decreti, programmazione informatica, riunioni da remoto, attività di formazione e consulenza a distanza. E in modalità telematica si è svolta anche per il 21 il tirocinio formativo con alcuni studenti dell'Università Politecnica delle Marche alla stregua di una convenzione quadro per tirocini curriculari che è stata siglata tra questa sezione e l'Università Politecnica, tra me e il rettore che vedo qui presente. E questi tirocini hanno la finalità di incentivare, rientrano nel più generale quadro di educare alla legalità, quindi incentivare la conoscenza della contabilità pubblica, delle istituzioni in genere, della Corte in particolare,
E il 2021 è stato anche un anno importante perché ha visto la stipula di questa predetta convenzione anche con gli altri poli universitari presenti nella regione: l'Università degli Studi di Macerata, l'Università degli Studi di Camerino e di Urbino, ai cui rettori va il mio sentito ringraziamento. Anche in questo campo la sezione Marche è stata la prima. Siamo già al terzo tirocinio curricolare ed è stata un'esperienza molto bella per docenti e discenti. L'altra novità è poi naturalmente la possibilità, come dicevo prima, di svolgere udienze da remoto, garantendo così a magistrati e avvocati di collegarsi in contemporanea. Una modalità tecnicamente possibile, mai contemplata prima però per la magistratura contabile e di fatto mai sperimentata in concreto. E quindi anche lo svolgimento delle udienze è stato adeguato a queste modalità telematiche. E così si sono svolte anche diverse udienze. L'auspicio più sentito è quindi che proprio in questo momento storico, legato a tanta responsabilità di controllo e verifica di questo recovery plan, e soprattutto in un quadro di riduzione del perimetro della responsabilità amministrativa, che diciamo è stata limitata al dolo, da prima era un provvedimento, sembrava emergenziale, fino al 23 e adesso è stato prorogato al 2026. Quindi la responsabilità amministrativa potrà essere perseguita solo per le fattispecie caratterizzate da dolo e non più da colpa grave. Come parlava il procuratore generale aggiunto, sembrerebbe che il legislatore sia stato mosso da queste preoccupazioni legate alla paura della firma per gli amministratori. E quindi il ruolo di questa magistratura, è stato appena detto, è uno strumento valido a tutela dell'ordinamento e degli interessi finanziari comunitari e nazionali. La Corte è certamente l'istituto deputato ad assicurare questa corretta gestione delle risorse pubbliche che la Costituzione ha inteso garantire ad assicurare a tutti i cittadini. È così che dovrebbe essere sentita e percepita dalla comunità piuttosto invece che con timore e con diffidenza. Peraltro lo stesso Guido Carlino, il nostro primo presidente, proprio nella cerimonia di inaugurazione pochi giorni fa a Roma, ha ribadito questo concetto. Siamo pronti, ha detto, a fare la nostra parte per contribuire a rafforzare il sentimento di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e quindi anche nella Corte. Venendo adesso ai dati, a quelli che sono gli aspetti più concreti, mi piace rappresentare che l'impegno della sezione, nonostante un organico dirotto, pensate che abbiamo lavorato con 3 magistrati nel primo semestre, più il presidente nei primi 6 mesi, e adesso con 2 magistrati e un presidente, si è tradotto in 35 udienze collegiali di trattazione di 149 giudizi. Sono state pronunciate 73 sentenze, questo nel settore amministrativo contabile, perché la Corte ovviamente ha poi quello pensionistico e dei conti giudiziali, per chi conosce meno questa materia. 20 in materia di responsabilità, 48 in materia di giudizi di conto, 5 in materia di giudizi per resa di conto, 35 ordinanze istruttorie. Solamente appellate 2 sentenze di responsabilità. Sono state messe altresì 6 ordinanze di condanna per rito monitorio. Il rito è previsto da questi articoli del Codice di Giustizia Contabile 131-132. Un monitorio non è stato accettato e si è concluso con una condanna. Questi riti sono cosiddetti riti speciali o abbreviati e non sono paragonabili, non ha niente a che vedere col rito abbreviato della magistratura ordinaria, per chi non lo sapesse. Si tratta di riti fondamentalmente un po' di ispirazione anglosassone, che hanno funzionalità deflattive e incameratorie, soprattutto per l'erario.
Le tematiche affrontate sono molteplici. Mi limito ad un flash: danno da mancate entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, contributo di utilizzo del suolo, danno da mancato introito di tasse di circolazione relativa a operazioni doganali irregolari riguardanti merci in uscita dall'UE attraverso la dogana di Ancona, danno da alterazione di ricette per ottenere rimborsi indebiti da parte di gestori di farmacie, danno da incarichi retribuiti da terzi in assenza di prescritta autorizzazione, danno da mancato versamento dell'imposta di soggiorno, danno causato da insegnante per aver fruito di permessi retribuiti e congedi straordinari non dovuti, danni all'immagine conseguenti ad illecito penale, danno indiretto cagionato al Ministero di Grazia e Giustizia da parte di custode di massa ereditaria nominato dal Tribunale, danno da disservizio causato da responsabile Cassa CUP. Parimenti, anche l'attività in materia di giudizi pensionistici ha continuato a svolgersi proficuamente. Si tratta di una materia che è stata delegata già da molti anni al giudice unico, si chiama il GUP, giudice unico pensionistico. Sono state svolte 31 udienze, solo in parti aperte al pubblico nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per pandemia, per cui risultano emesse 166 sentenze, 30 ordinanze istruttorie, solamente appellate 22. Hanno riguardato problematiche di natura medico-legale tipiche delle pensioni privilegiate e ricorsi avverso il blocco della perequazione per le pensioni sopra i 100.000 euro, ovvero decurtazioni percentuali per un determinato periodo, il contributo di solidarietà. I giudizi di conto sono la nostra antichissima attribuzione e da queste nacque il nostro mitico giudizio di responsabilità negli anni 20. Il nuovo codice di giustizia contabile ne ha ribadito l'importanza di questi giudizi di conto. La resa del conto e il giudizio di resiconto è affidato al giudice monocratico e quindi risulta estremamente snellito nei tempi e nelle modalità. Nel 2021 sono stati depositati 5.475 conti giudiziali, tra conti di enti locali e conti erariali. Considerata l'impossibilità di verificare tutti i conti, è stato emanato un decreto con indicazione delle priorità selettive. Per gli enti locali, revisione di conti di economi, cioè agenti contabili per riscossione delle tasse di soggiorno, concessionari per riscossioni a seguito di convenzioni per gestione a livello locale e per quanto concerne gli erariali, i conti degli uffici territoriali dei Ministeri della Salute, Giustizia e Difesa. Questa selezione si è dimostrata oculata e ha condotto all'apertura di vari giudizi di conto, alcuni definiti e ad altri in corso di svolgimento. Come risulta dalle tabelle riassuntive a cui io faccio rinvio e che sono riportate in appendice, va rivelato che a fronte di 5.475 conti giudiziali depositati e protocollati, ne sono stati revisionati e trasmessi alla locale procura con proposta di discarico 1.573, definiti 5.511, 1.830 con decreto di discarico, 3.681 con estinzione, 95 deferiti all'esame collegiale. Correlazioni di regolarità del magistrato istruttore. Nel 21 il collegio ha definito 48 giudizi di conto. In tutti si è registrata una partecipazione collaborativa sia degli agenti contabili coinvolti che dei responsabili degli enti, che si sono prodigati per rispettare i termini che erano stabiliti con le varie ordinanze per le parifiche e per le approvazioni. Le fattispecie in giudizio hanno dimostrato che, pur essendoci ancora molte incertezze nella compilazione di questi conti, raramente però si registrano ammanchi. Mi avvio alle conclusioni. Malgrado quindi il forte condizionamento e le limitazioni dovuti a questa emergenza sanitaria, la sezione è comunque riuscita a raggiungere l'obiettivo di assicurare una giustizia quantomeno tempestiva. Sono rapidissimi i tempi del deposito
è il periodo temporale che intercorre tra il deposito degli atti di citazione o dei ricorsi e l'iscrizione al ruolo. E pur in presenza di una normativa innovativa e che presenta non pochi dubbi interpretativi, rispettando i precetti normativi e la consolidata giurisprudenza. La qualità e la quantità del lavoro che questa sezione ha realizzato è da riferirsi certamente al fattivo impegno del personale di magistratura e amministrativa, che ringrazio davvero per il costante e qualificato apporto professionale. Desidero ringraziare anche coloro che hanno contribuito a questo buon andamento della giurisdizione contabile nella Regione. Il Corpo della Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, gli appartenenti alla Polizia di Stato, gli avvocati del foro pubblico e privato, che con grande professionalità ed impegno hanno svolto le loro funzioni fornendo un contributo essenziale per il funzionamento della giustizia. Alla stampa, per aver seguito l'attività svolta dalla Corte, dandone sempre un'obiettiva informazione ai cittadini. Da ultimo, un ringraziamento particolare all'ex procuratore regionale Giuseppe De Rosa, che è stato promosso presidente e assegnato alla Procura della Valle d'Aosta. Un caloroso saluto e il mio più sincero augurio di buon lavoro, altresì rivolgere al presidente Alessandra Pomponio, che ha assunto nel corso del 21 l'incarico di procuratore regionale e a cui mi lega un'amicizia antica, iniziata nei primi anni della nostra carriera in magistratura a Milano. Ma un saluto e un ringraziamento soprattutto a tutti i cittadini delle Marche, a cui è dedicata questa inaugurazione, per il senso di responsabilità e con la serietà con cui hanno affrontato i sacrifici richiesti dalla pandemia. Questa regione meravigliosa, terra di papi illuminati, basta pensare a Clemente XII, ma anche ai grandi condottieri, alle grandi famiglie, i Montefeltro, i Della Rovere, i Castracane. Ecco, e con questi sentimenti che mi accingo a dichiarare, quando me lo chiederà il procuratore, l'apertura dell'anno giudiziario, dopo naturalmente aver ascoltato tutti gli interventi che adesso seguono. Ecco. Benissimo. Grazie Presidente. Signor Presidente, rivolgo il mio saluto a lei, ai colleghi della sezione giurisdizionale e della sezione di controllo, ai rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati, alle autorità civili, militari, politiche e religiose intervenute, agli avvocati e a tutti i presenti. Quest'anno partecipo a questa solenne cerimonia con particolare emozione, dato che per me si tratta di un gradito ritorno, seppure con funzioni diverse, in una procura in cui ho lavorato in passato come vice procuratore generale e alla quale mi legano ricordi ed esperienze professionali molto stimolanti. L'inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione per la Procura Contabile di far conoscere alla collettività che intende tutelare con la propria azione le novità che hanno riguardato le materie di competenza, le iniziative assunte, le difficoltà che sono state riscontrate, le criticità rilevate nel territorio nel quale esercita la propria competenza. Tutto ciò nei limiti delle disposizioni del Codice di Giustizia Contabile, che per rispetto nei confronti dei soggetti coinvolti nelle indagini esigono un massimo riservo sulle stesse fino alla sottoposizione al giudice di eventuali ipotesi di responsabilità. Come noto, l'Unione Europea ha messo a disposizione del nostro Paese ingenti risorse finanziarie attraverso il cosiddetto Recovery Fund, con l'obiettivo di risolvere la crisi economica pandemica attraverso un programma di sviluppo strutturale.
In tale contesto viene valorizzato il ruolo della Corte dei Conti a tutela degli interessi finanziari della collettività, nell'unitarietà delle proprie funzioni costituzionali di controllo, giurisdizionali e consultive. La figura del PM contabile riveste un ruolo centrale a tutela delle risorse nazionali ed europee, avendo la Suprema Corte riconosciuto la giurisdizione contabile anche sugli investimenti diretti dell'Unione Europea, così come ormai pacifica è la giurisdizione contabile sui beneficiari di fondi pubblici erogati per la realizzazione di programmi di interesse pubblico, siano essi soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche. Per rafforzare le capacità investigative delle procure contabili sono state poste in essere forme di cooperazione dirette a contrastare nel modo più efficiente possibile le frodi, la corruzione, qualsiasi altro reato o attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In particolare, particolare importanza riveste in tal senso l'accordo di lavoro che è stato sottoscritto dal Procuratore Generale il 13 settembre 2021 con l'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo, modellato su accordi di cooperazione già da anni sperimentati con le procure ordinarie, con le quali ci legano ottimi rapporti di collaborazione. In questo contesto desta preoccupazione la proroga, di cui ha parlato anche il rappresentante del Consiglio di Presidenza, delle disposizioni in materia di responsabilità erariale introdotte con il Decreto Semplificazione 2020, che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai casi in cui la produzione del danno sia stata dolosamente voluta, e riserva la perseguibilità per colpa grave ai soli casi di omissione o inerzia, escludendo così la perseguibilità di comportamenti commissivi gravemente colposi. Il rischio è che la portata della disposizione si consolidi nel vigente ordinamento, determinando una sorta di ingiustificata impunità per funzionari ed amministratori pubblici che agiscano con grave negligenza e noncuranza. La norma, per come formulata, rischia peraltro di avere un effetto di impunità generalizzata, andando ben oltre il perimetro operativo di gestione dell'emergenza entro il quale il legislatore aveva inteso definirne la portata, rischiando di estendersi anche a fattispecie del tutto estranee ad una normale attività di tipo amministrativo procedimentale. Oltre a un profilo di contraddittorietà nel prevedere la possibilità di perseguire i comportamenti gravemente colposi solo di chi non agisce o non controlla, ma non anche di chi agisce e spreca, si indebolirebbe la tutela delle amministrazioni danneggiate, limitando il fattivo recupero di risorse da ridestinare a beneficio della comunità, essendo la Corte dei Conti l'unica magistratura che tutela la sana gestione delle risorse raccolte dai cittadini contribuenti per l'apprestamento di servizi pubblici. Limitare la sfera di operatività del pubblico ministero contabile significa incidere direttamente sugli interessi di cittadini e amministratori onesti e capaci, che dovranno arrendersi di fronte al fatto che una parte delle risorse pubbliche sia irreversibilmente sprecata anziché destinata a soddisfare le esigenze delle comunità amministrate. Le sezioni riunite della Corte hanno a riguardo osservato come la sostanziale eliminazione della colpa grave, quale presupposto per la responsabilità erariale per gli interventi legati al PNRR, non appare coerente né con i valori espressi dalla Costituzione, agli articoli 3, 28, 81, 97, come già rilevato anche in più occasioni dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto la colpa grave la soglia minima perché la responsabilità sia ragione di stimolo e non di disincentivo, né con il diritto dell'Unione Europea, che espressamente richiama la colpa grave come parametro di punibilità per gli interventi finanziati con i fondi europei del Recovery Fund. Siffatte criticità sono già state puntualmente rilevate da più parti. A riguardo appaiono illuminanti le parole del Procuratore Generale della Corte dei Conti, il quale ha evidenziato che quando si abbassa l'effettività del principio di legalità, quando si delimita al di sotto di una certa soglia il perimetro delle responsabilità, quando la fuga dalla firma è in realtà la fuga dai controlli, si innesca il processo di formazione non di buone prassi, ma di mala amministrazione. Sulla stessa linea il Presidente della Corte dei Conti, che ha sottolineato come la cosiddetta paura della firma non risolva comunque il problema di uno stallo burocratico riconducibile invece ad una confusa e ipertrofica produzione normativa, peraltro spesso legata a ridotti investimenti nella formazione e alla lunghezza dei procedimenti decisionali.
La certezza del diritto tutela l'interesse diffuso alla legalità finanziaria e al buon andamento della pubblica amministrazione. E in tale ottica la magistratura contabile, oltre a perseguire la lotta agli sprechi, è impegnata a rafforzare il patto di fiducia con i cittadini, richiamato recentemente anche dal Presidente della Repubblica, nella convinzione che le risorse distratte ma recuperate e rientrate nella disponibilità dei bilanci degli enti potranno tradursi in nuovi o più adeguati servizi in favore della collettività. Le criticità rilevate riguardo alla riduzione dei livelli di responsabilità dei funzionari pubblici si associano, peraltro, all'ampliamento dei confini della discrezionalità amministrativa introdotto dalla legislazione emergenziale. E tale circostanza, ferma restando la pacifica insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, richiede un'approfondita riflessione in ordine all'opportunità di continuare a lasciare in mano alle procure armi sostanzialmente spuntate. I risultati raggiunti nel 2021 dalla Procura Marche costituiscono anche il frutto della costante attività di digitalizzazione dei documenti con la creazione del fascicolo elettronico, che ha consentito a magistrati e personale amministrativo di proseguire le proprie attività senza interruzioni, anche attraverso lo svolgimento di audizioni da remoto e nonostante lo smart working emergenziale svolto nel nostro ufficio per motivi sanitari, in alcuni periodi anche al 100%. L'ufficio della Procura di Ancona sta uscendo ora da un periodo di difficoltà dovuto non solo a quanto appena detto, ma anche alla prolungata assenza del procuratore regionale e con la presenza solo di due magistrati in servizio, oltre ad una significativa carenza di personale amministrativo. Oggi possiamo ritenere l'emergenza parzialmente superata, almeno sotto il profilo del personale di magistratura, e ringrazio il Consiglio di Presidenza per la sensibilità dimostrata al riguardo. Permangono criticità per il personale amministrativo che speriamo possano essere in via di risoluzione. Dopo il mio insediamento, avvenuto nel mese di giugno dello scorso anno, ho ritenuto di individuare due ambiti principali di azione. Da un lato, perseguire le priorità indicate dal Procuratore Generale nel settore degli appalti, delle frodi, delle erogazioni di finanziamenti pubblici e privati nazionali ed europei e della gestione di beni patrimoniali o demaniali, e perseguire le vicende di maggiore attualità, e dall'altro per la definizione dell'elevato numero di istruttorie pendenti, attraverso una razionalizzazione di tematiche comuni costituenti veri e propri filoni di indagine. Nel rinviare per un report analitico ai dati riportati nelle tabelle allegate alla relazione, si rileva come le ipotesi di danno erariale perseguite sono state plurime e diversificate in molteplici settori di operatività. Particolare attenzione è stata riservata alle fattispecie di illecita percezione di contributi pubblici, specialmente di provenienza europea. Gli importi oggetto di contestazione da parte di questa procura nel settore sono stati di poco inferiori al 1,5 milioni di euro. Nel vasto ambito della sanità sono state perseguite fattispecie di danno connesse a condotte illecite solo a volte penalmente rilevanti. Gli importi contestati in tale ambito superano i 700.000 euro, oltre quelli recuperati ante causam o mediante ricorso a rito monitorio. Si è altresì proceduto all'istruzione di fascicoli aperti per ipotesi di danno erariale cosiddetto indiretto per malpractice medica segnalate dalle aziende sanitarie marchigiane a seguito di condanne risarcitorie pronunciate in sede civile. Diverse istruttorie in corso sono relative ad eventi, cui è stato dato ampio risalto dalla stampa, riguardanti la somministrazione dei vaccini e il rilascio di Green Pass. Con riguardo agli enti locali è stata perseguita una fattispecie di danno cagionato dall'alienazione a una società per azioni privata di quote di una società partecipata a un valore inferiore a quello di mercato. Per i pubblici dipendenti si segnalano l'indebita fruizione di permessi di cui la legge 104 utilizzati per viaggi all'estero, l'appropriazione di somme di denaro ricevute per l'espletamento di servizi di competenza, l'indebito rimborso di spese in assenza della necessaria documentazione giustificativa, i danni all'immagine della pubblica amministrazione in conseguenza di sentenze penali irrevocabili di condanna, danni derivanti dallo svolgimento di incarichi extra istituzionali in assenza o con il diniego delle prescritte autorizzazioni. Per quanto concerne le mancate entrate, danni collegati a illecite operazioni doganali, azioni per il recupero di proventi del gioco del lotto, omissioni nell'accertamento e nella riscossione dei tributi. Sul fronte dei conti giudiziali, nel corso del 2021 sono stati istruiti tutti i fascicoli aperti su segnalazione della sezione giurisdizionale e sono stati depositati 128 ricorsi per la resa del conto giudiziale nei confronti degli agenti contabili interni ed esterni degli enti locali.
Molto numerose sono le istruttorie aperte su comunicazione della Corte di Appello di Ancona di provvedimenti di condanna per equa riparazione sulla base della cosiddetta legge Pinto, e la validità dell'attività investigativa prospettata da questa procura in tema di responsabilità è stata sostanzialmente confermata dalle sezioni centrali in sede di definizione nel corso di 2021 di alcuni appelli proposti da parte privata. Ecco, dopo 10 anni dal mio ritorno in questa regione ho ritrovato una realtà molto simile a quello che avevo lasciato, un'amministrazione, un tessuto economico sostanzialmente sani ma non prive di criticità, che derivano più da comportamenti individuali che da fenomeni criminali organizzati. Nonostante ciò, anche in considerazione delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, occorre mantenere alta l'attenzione nei confronti di potenziali infiltrazioni criminali, orientate sempre più ad avvantaggiarsi dei finanziamenti pubblici tramite l'aggiudicazione illecita di appalti e subappalti a discapito di operatori economici sani, per poi reimmettere tali risorse in altri canali dell'economia legale, ovvero a rilevare imprese decotte, anche approfittando delle difficoltà economiche conseguenti alla crisi pandemica, per poi trarne profitto. Il tessuto economico locale, pur esposto a tale rischio, non sembra ancora presentare patologie sistemiche e pertanto si rende necessaria una costante vigilanza sui beneficiari e sull'utilizzo dei rilevanti flussi di denaro, sulle nuove modalità di commissioni di illeciti, sempre più orientate a sfruttare le lacune delle previsioni normative o a insinuarsi nei margini di discrezionalità della pubblica amministrazione. In tal senso non va sottovalutata l'evidenza già registrata di nuovi fenomeni corruttivi nei quali risulta smaterializzata la dazione di denaro quale prezzo del reato in favore di diverse altre utilità come il conferimento di incarichi, l'assegnazione di un posto di lavoro, la prestazione di lavori e servizi di varia natura, ristrutturazione di parti di immobili a beneficio del corrotto o di soggetti al medesimo legati o riconducibili. Per tale attività di vigilanza e di contrasto assume primaria importanza il contributo di tutte le forze dell'ordine ed in particolare sotto il profilo della tutela delle risorse pubbliche della Guardia di Finanza, in ragione delle particolari competenze e delle capacità investigative e operative che la distinguono in tale materia. Le vicende sottoposte al vaglio delle procure contabili sono in continuo aumento e sempre ingenti rispetto alla normale dotazione di mezzi e di personale, tanto da rendere indispensabile il ricorso a ulteriori strategie di contrasto alla commissione di illeciti. Non sono sufficienti sinergie con le altre istituzioni, ma persiste la necessità di insistere sulla cultura della legalità, da diffondere in tutti i livelli della società civile e soprattutto nelle scuole, per sviluppare la consapevolezza che lo spreco di denaro pubblico e ancor più l'uso illegale dello stesso incide sulla ricchezza di ogni cittadino, sul livello dei servizi pubblici erogati e sulla competitività del sistema Italia. È indispensabile non abbassare la guardia per evitare che i singoli episodi assurgano a sistema, per evitare che la corruzione possa essere premiante per il corrotto e possa essere percepita come una soluzione per il corruttore per trarre maggiori profitti o anche solo per facilitare il perseguimento degli stessi. Ulteriore antidoto allo spreco di denaro pubblico va ricercato in un'approfondita formazione professionale dei funzionari chiamati a gestire risorse pubbliche, nonché in una normativa quanto più possibile chiara e univoca, antidoti che consentirebbero di amministrare tali risorse con maggiore serenità e con migliori risultati, per evitare, come più volte raccomandato dal Procuratore Generale, che anche un solo euro di pubblico denaro possa essere sprecato o sottratto alle sue finalità a danno dei cittadini contribuenti, garantendo che chiunque si renda responsabile di sprechi o distrazioni di risorse pubbliche sia chiamato a risponderne senza sconti per nessuno. Prima di rivolgere i saluti conclusivi, mi sia consentito di esprimere un coloroso ringraziamento a tutte le forze di polizia, in particolare alla Guardia di Finanza, per la qualificata collaborazione fornita all'ufficio requirente, specialmente in istruttorie di particolare complessità, ai colleghi della magistratura ordinaria, in particolare alla Corte d'Appello e alle Procure della Repubblica, ai colleghi della magistratura amministrativa, nonché all'Avvocatura Erariale, all'Avvocatura del Libero Foro, che nella prospettiva di una sana e corretta dialettica è impegnata con professionalità nell'esercizio della difesa nei diritti dei giudizi di responsabilità di conto e pensionistici. In modo particolare rivolgo una sincera espressione di apprezzamento e un affettuoso ringraziamento al personale amministrativo dell'ufficio per le sue qualità professionali, per la sua dedizione al servizio, per la sua riconosciuta sensibilità verso l'utenza. Un sincero ringraziamento particolarmente intenso ai colleghi Antonio Palazzo e Maria Concetta Pretara,
Il loro apporto è stato indispensabile, di grande rilievo per professionalità, lealtà ed equilibrio, impegno ancora più apprezzabile considerata la sopra descritta difficile situazione di gestione della Procura nel periodo di vacanza del vertice dell'ufficio. Sono certa che l'attività della Procura riceverà nuova linfa dalla recente applicazione della dottoressa Cristina Valeri, alla quale debbono essere già riconosciuti spirito di iniziativa, competenza, senso del dovere e visione dinamica delle problematiche investigative. Espressioni di gratitudine anche agli organi di informazione, che attuano un indispensabile monitoraggio di gestioni inefficienti di risorse finanziarie pubbliche, e a coloro che oggi sono intervenuti in quest'Aula come segno di apprezzata vicinanza ai magistrati che operano in questa sede nel silenzio del quotidiano lavoro, con senso del dovere e costante impegno, e in particolare al rappresentante del Consiglio di Presidenza, che ringrazio anche per le gentili parole che ha avuto nei miei confronti, e dell'Associazione Magistrati. Un particolare ringraziamento infine intendo indirizzare ai cittadini, a cui cerchiamo di dare voce con le nostre azioni, che dimostrano, anche con la partecipazione tramite le numerose segnalazioni di danno, di guardare alla Procura e alla magistratura contabile tutta come fondamentale presidio a tutela della legalità finanziaria e della sana gestione delle risorse pubbliche, quali obiettivi che la Procura è costantemente impegnata a perseguire nella certezza della centralità del rispetto della legge in uno Stato democratico. Signor Presidente, con lo spirito di dedizione che ha sempre caratterizzato l'operato del mio ufficio e mio personale, le chiedo, al termine degli interventi programmati, di dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, l'anno giudiziario 2022 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche. Grazie. Gli interventi procedono. E abbiamo il vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati, Paola Terzoni. Presidente della Corte, Procuratrice Generale, autorità tutte, magistrate e magistrati, colleghe e colleghi, con grande piacere partecipo a questo importante rito di apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti delle Marche e rivolgo alla Presidente, anche a nome dell'Avvocato Maurizio Miranda, Presidente dell'Ordine, del Consiglio tutto e dell'Avvocatura anconitana, il mio più sincero augurio di un proficuo ed operoso anno. Sia di ottimo auspicio anche il fatto che questa solenne cerimonia si svolga in presenza dopo anni difficili. Tante sono le sfide e copioso il lavoro che attende la Corte dei Conti, baluardo della legalità e del rispetto del buon andamento della pubblica amministrazione. Come ad esempio vigilare che sia data piena attuazione al PNRR nell'osservanza piena delle norme, peraltro non sempre di facile interpretazione anche per noi operatori del diritto, nel modo che sia più vantaggioso per il bene e lo sviluppo della società. L'elevata competenza e l'alto spirito di servizio che contraddistinguono la Corte dei Conti delle Marche saranno senz'altro garanzia di massima riuscita nell'espletamento del ruolo strategico della Corte dei Conti, sia in sede giurisdizionale che in quella di controllo. Prima di congedarmi, mi permetta, Presidente, vorrei in questa sede, proprio perché la Corte dei Conti ne evoca il ricordo, volgere un commosso pensiero al professor Luigi Di Murro, Presidente aggiunto onorario della Corte dei Conti, che è stato per tutti, ma per noi avvocati in particolare, un grande punto di riferimento, peraltro è stato in consiglio il nostro direttore della rivista Orientamenti di Giurisprudenza Marchigiana. Lascio ora la parola alla collega Gesi Dignani e rinnovo il mio augurio per un buon lavoro nell'anno giudiziario 2022. Grazie.
Buongiorno a tutti, ringrazio dell'invito, è sempre un onore per me rappresentare il Presidente dell'Ordine Miranda, il Consiglio dell'Ordine e i colleghi tutti. Questa volta mi permetto una breve riflessione, non in merito al giudizio di responsabilità come ho fatto negli anni precedenti, bensì al giudizio pensionistico, perché la Corte dei Conti giudica in materia di pensioni pubbliche, ovvero a totale e parziale carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici. Nella pratica posso osservare che davanti a provvedimenti legittimi in materia pensionistica che incidono sul reddito dei soggetti, spesso il pensionato non reagisce perché è spaventato innanzitutto dai costi di una difesa tecnica, seppure anche in questa materia è possibile l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato quando vi sono i presupposti reddituali. Oppure, a maggior ragione, perché ignora che la domanda dinanzi alla Corte dei Conti può essere proposta anche dal pensionato personalmente senza l'ausilio di un avvocato. E a riguardo occorre evidenziare che una domanda erroneamente posta dinanzi al giudice delle pensioni non necessariamente può essere rigettata, perché il giudice entra nel merito della questione non analizzando il provvedimento impugnato, bensì verificando il rapporto pensionistico, perché questo è l'oggetto del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. La complicatissima legislazione in materia pensionistica, il richiamo spesso a circolari e a messaggi di dubbia valenza giuridica, rendono la difesa del pensionato particolarmente complessa. Costui infatti spesso si trova somme decurtate dalla propria pensione senza essere preventivamente avvisato. Senza conoscere le modalità di calcolo di questa decurtazione e a maggior ragione senza conoscerne il motivo. E quindi è dubbia che è difficilissima, spesso e volentieri, la difesa giudiziale del pensionato, anche perché spesso ci troviamo di fronte a orientamenti giuridici non uniformi tra la Corte dei Conti di primo grado e le sezioni d'appello, che comunque dovuta a discipline legislative che spesso non sono chiare e che rendono spesso necessaria l'impugnazione da parte del pensionato quando risulta una sentenza sfavorevole in primo grado, oppure di essere convocati in giudizio dall'INPS, sempre dinanzi all'appello. E note sono state ultimamente le vicende che hanno interessato i pensionati. Pensiamo ai ricorsi che sono stati presentati contro la normativa riferita al meccanismo delle perequazioni delle pensioni per sollevarne la incostituzionalità. E sappiamo praticamente che tutti i ricorsi sono stati rigettati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, con la motivazione secondo cui il meccanismo di perequazione delle pensioni è stato introdotto per proteggere l'interesse generale, in particolare per garantire la tutela e la tenuta, scusate, del sistema sociale per le generazioni future. Ora, questa motivazione ci fa comprendere come il sistema pensionistico ha larghe ripercussioni sui bilanci pubblici, che quindi da un lato deve garantire la sostenibilità finanziaria e dall'altro deve garantire al pensionato un reddito adeguato. Un bilanciamento che spesso è difficile da raggiungere e spesso e volentieri a discapito dello stesso pensionato. Nota poi è la vicenda delle cosiddette pensioni d'oro, le pensioni annue lorde di importo superiore ai 100.000 euro. E sappiamo che le sezioni giurisdizionali delle Corti dei Conti di Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna e Toscana e il Tribunale di Milano nella sezione lavoro hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'articolo 1, commi 261-268 della legge di bilancio del 2019, con riferimento sia al blocco delle rivalutazioni degli importi di tali pensioni, sia alla decurtazione percentuale per un quinquennio dell'ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti, considerati contrari ai principi costituzionali in tema di previdenza, e cioè ragionevolezza, adeguatezza, affidamento.
La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza numero 234 del 2020, ha confermato la limitazione alla rivalutazione automatica, ma ha fissato la durata della decurtazione a 3 anni e non a 5. Quindi dal gennaio 2022 è cessata l'applicazione delle ritenute su queste pensioni. Si può quindi affermare che la legislazione, da una parte, volutamente ignora che quasi la metà delle famiglie italiane deve la propria stabilità economica proprio alle pensioni delle generazioni precedenti, e invece è ben consapevole del fatto che il trattamento pensionistico è un emulamento reddituale facilmente aggredibile e non esita a farlo. Comunque in questo contesto bisogna positivamente apprezzare proprio l'azione della Corte dei Conti, che con una recente sentenza, la 12 del 9 settembre 2021 delle sezioni riunite, pronunciata in funzione nomofilattica, da un lato ha richiamato il legislatore a interventi correttivi e chiari su specifica disciplina pensionistica, dall'altro ha recepito la più corretta e favorevole applicazione di parametri normativi rispetto a quelli utilizzati dall'INPS ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale di Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria. Vi ringrazio quindi dell'ascolto, ringrazio dell'invito e auguro a tutti voi un buon lavoro. Grazie. Signor Presidente, signor Procuratore, cari colleghi, gentili ospiti, desidero innanzitutto associarmi ai saluti e ringraziamenti formulati dal Presidente e dal Procuratore a tutti i presenti e alle illustri autorità che con la loro partecipazione conferiscono importanza e prestigio a quest'udienza. Non posso inoltre non esprimere anche io in questa sede grande preoccupazione per l'evolversi del conflitto in atto e la piena solidarietà nei confronti delle popolazioni vittime della guerra. La presenza del Presidente della sezione regionale di controllo assume in questa sede una particolare rilevanza, facendo di questa cerimonia anche un'importante occasione di approfondimento e di riflessione sull'attività della Corte dei Conti nell'ambito delle sue diverse funzioni, diretta a vigilare sull'impiego delle risorse di bilancio a tutela degli equilibri generali della finanza pubblica. Le plurime funzioni e l'articolazione territoriale della Corte rappresentano un osservatorio privilegiato sull'attività delle amministrazioni in funzione degli obiettivi di prevenzione e repressione di fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche, fenomeni che vanificano le politiche di bilancio e la possibilità di erogare servizi pubblici di qualità. In quest'ambito l'obiettivo della sezione di controllo come organo radicato nella realtà locale è quello di accompagnare gli enti e le amministrazioni presenti sul territorio orientandoli verso un utilizzo corretto, produttivo e responsabile delle risorse e imponendo, laddove sia in gioco la legalità o la violazione degli equilibri strutturali del bilancio, soluzioni correttive ritenute necessarie. Accanto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio emerge dunque una valorizzazione dei meccanismi di autocorrezione dell'amministrazione a sostegno dell'azione amministrativa, volta a consentire e garantire la rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati e ad orientare gli operatori pubblici verso prassi virtuose incidenti sul sistema economico e di riflesso proprio sul benessere della collettività. La stessa Corte Costituzionale ha in proposito riconosciuto al bilancio il valore di bene pubblico proprio in quanto strumento volto a dare certezza alle scelte in materia economica e finanziaria e diretto a consentire il soddisfacimento degli interessi della comunità nel bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Tale compito assume una valenza ancor più pregnante nella situazione attuale, in vista dell'avvio, sia pure ancora incerto, della ripresa economica e sociale indotta dalle notevoli risorse assegnate dall'Unione Europea al nostro Paese. L'ambizioso progetto di riforme, che richiederà uno sforzo significativo per il miglioramento della crescita economica e per il riequilibrio della finanza pubblica, presuppone un sistema di controllo efficace e finalizzato a garantire una spesa pubblica produttiva.
Un controllo, pertanto, che, accanto all'imprescindibile verifica degli equilibri finanziari dei bilanci, della trasparenza e della legalità, sarà fortemente orientato all'esame dell'attuazione dei programmi di spesa sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati. Rinviando al documento allegato una sintetica esposizione dell'attività di controllo, va sottolineato che le analisi della sezione di controllo si sono inserite nel 2021 in un contesto economico-sociale gravemente inciso dall'emergenza pandemica, con la conseguenza che un particolare rilievo è stato riservato ai riflessi finanziari e contabili e alla concreta attuazione dei provvedimenti emanati in via d'urgenza, che hanno richiesto un particolare sforzo finanziario ed organizzativo nella prospettiva di preservare comunque il conseguimento degli equilibri di bilancio. I controlli sulla Regione hanno trovato il proprio sbocco principale nel referto sulla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa e nel giudizio di parificazione del rendiconto generale. Giudizio questo volto a conferire certezza e intangibilità al quadro consuntivo della finanza regionale e a garantire agli organi rappresentativi un informato sindacato sulla gestione delle risorse. La sezione di controllo nel mese di ottobre ha parificato il rendiconto della Regione Marche relativo all'esercizio 2020 e nella relazione allegata ha esaminato le principali politiche settoriali di spesa, tra cui in particolare, per dimensione e rilevanza, la politica sanitaria. Nell'ambito della finanza locale, l'attività di controllo si è concentrata nei suoi rendiconti delle province e dei comuni, focalizzando l'attenzione sui profili di maggior impatto sugli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla veridicità e all'attendibilità delle risultati contabili di amministrazione, valore di sintesi della solidità finanziaria degli enti. Di particolare rilievo è stata anche la funzione consultiva, che si inserisce nel solco dell'azione collaborativa nei confronti degli enti territoriali che necessitano di una indicazione sicura del percorso da seguire nei complessi procedimenti contabili. Non posso non terminare questo sintetico intervento con un riferimento all'emergenza sanitaria, purtroppo ancora in atto, che a partire dai primi mesi dell'anno 2000 ha condizionato a livello globale ogni nostra attività. In un contesto così complesso va doverosamente ricordato come la sezione regionale delle Marche sia riuscita a coniugare le esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e dei lavoratori con quelle di prosecuzione dei compiti affidati, continuando a svolgere senza interruzione la sua attività di controllo. Sento pertanto il dovere di esprimere un vivo ringraziamento ai magistrati in servizio per l'impegno profuso e al personale amministrativo che non ha mai mancato di prestare il proprio prezioso e qualificato apporto. Permettetemi in questa sede un pensiero per la nostra collega Cristiana Cremonesi, tragicamente scomparsa l'anno passato, e ricordare in questa sede anche la sua bella presenza umana e professionale che tanto ha dato a questa sezione di controllo. Auspicando una serena prosecuzione della nostra attività, con la piena consapevolezza che molto è stato realizzato ma che tanto è ancora il lavoro da svolgere, rivolgo ai colleghi della sezione giurisdizionale della Procura regionale, nel comune spirito di servizio, l'augurio di un buon lavoro per l'anno giudiziario che oggi si apre. Grazie. Certo, grazie. Cari colleghi, avvocati del Libero Foro, autorità civili, militari, religiose, autorità appartenenti, rappresentanti le amministrazioni pubbliche sul territorio, rettori, signori e signore, sono particolarmente lieta di porgervi il saluto dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, facendomi portavoce della vicinanza e della comunanza di intenti che profondamente unisce tutti coloro che sono impegnati nelle rispettive funzioni, requirenti, giudicanti, di controllo.
che sono affidate alla Corte dei Conti, che è una magistratura unitaria, così volle il Costituente. E il compito principale dell'Associazione, a termini di statuto, leggo proprio l'articolo 1, è tutelare l'esercizio della funzione nelle sue diverse declinazioni e promuovere l'attuazione di un ordinamento della Corte dei Conti che realizzi l'autonomia e l'indipendenza della stessa magistratura. E mi piace ricordare le garanzie di indipendenza e di autonomia dei magistrati contabili sono previste nell'interesse del Paese e della collettività. Non si tratta di un privilegio della Corte o dei suoi componenti. Stiamo attraversando una fase di profondi cambiamenti. Usciamo da una grave crisi pandemica che tra l'altro ha prodotto effetti depressivi sull'economia globale, per fronteggiare la quale abbiamo avuto a disposizione le risorse del New Generation, di cui il PNRR rappresenta la declinazione sul piano nazionale. E in questo scenario la Corte si è attrezzata per adeguare le proprie strutture di controllo a un monitoraggio costante, creando un collegio ad hoc, quello sul controllo concomitante, e rafforzando il collegamento, il coordinamento tra le preesistenti articolazioni del controllo. Come sempre la Corte si è evoluta, in questi 160 anni ne ha fatta di strada. Tra le riforme che negli anni hanno modificato il DNA della Corte vi è il rafforzamento della funzione consultiva, proprio di accompagnamento degli enti, funzione ancora oggi oggetto di attenzione da parte del legislatore. Ma ciò che più desta preoccupazione, come è stato ampiamente ricordato questa mattina, è la modifica del titolo soggettivo della responsabilità nei danni cagionati da condotte commissive, che è stato elevato al dolo, mentre la colpa grave, che è il terreno d'elezione dell'azione giuscontabile, è ammessa soltanto nelle condotte omissive, che, come sappiamo, sono le più complesse da istruire, da provare e da concretizzare in una condanna. Quindi, mentre l'Unione Europea ha varato un serrato sistema di condizionalità a garanzia delle utilità erogate, la legislazione nazionale sembra puntare ad un affievolimento delle regole. Quindi, complice l'eccezionalità del momento storico, sta facendo prevalere l'ansia del fare sulla preoccupazione di fare bene, a tutela di una presunta amministrazione difensiva che, tuttavia, nell'elaborazione della dottrina è invece correlata ad altri fattori. Pensiamo alla farraginosità della disciplina sugli appalti. Tornando allo statuto, si legge che lo statuto dell'Associazione Magistrati, si legge che il compito della stessa, sempre a tutela dell'indipendenza della funzione magistratuale, è la vigilanza dei provvedimenti in itinere, per assicurare, leggo, il contributo dell'esperienza dei magistrati nell'elaborazione delle riforme inerenti all'ordinamento e alle funzioni dell'istituto. E qui mi pare doveroso richiamare il pensiero del primo presidente, di Guido Carlino, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, che ha assicurato la leale collaborazione al Parlamento e al Governo nell'esprimere, come previsto dalla legge, il parere sulle riforme che possono riguardare anche la Corte dei Conti, nel rispetto delle garanzie e del ruolo che la Costituzione assegna alla nostra istituzione. E tra le materie meritevoli di essere rimaneggiate ha ricordato la disciplina introdotta con la legge 15 del 2009, che ha limitato le competenze del Consiglio e ha ridotto il numero dei componenti togati, facendo venir meno il necessario rapporto di proporzionalità numerica tra la componente laica e quella togata, a differenza di quanto previsto invece per le altre magistrature. Aggiunto il Presidente Carlino che non è ulteriormente rinviabile la rivisitazione di tale normativa. E anche l'Associazione su questo intende fare la propria parte, chiedendo fermamente che le modifiche normative che incidono sulle competenze e sulle funzioni della Corte siano frutto di un confronto preventivo con la Corte stessa.
confronto che è mancato o che comunque non ha raggiunto un equilibrato punto di sintesi nell'atto Senato 2185 di modifica delle funzioni della Corte dei Conti, che è attualmente all'esame della Commissione Permanente Affari Costituzionali del Senato in sede redigente, le cui disposizioni suscitano fondati dubbi di contrasto con le norme costituzionali in quanto lesive della neutralità, indipendenza e imparzialità della magistratura contabile nei sensi sopra precisati. Quindi anche questo disegno di legge è stato avviato sotto le mentite spoglie di un favor verso la ripresa economica e il rilancio del Paese, come se il mantenimento di un elevato livello di legalità fosse un male anziché essere motore di sviluppo. Quindi, premesso ciò, non è questa la sede appunto per approfondire ulteriormente queste tematiche, ma e quindi mi limito quindi a rinnovare anche da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo il saluto che l'Associazione Magistrati della Corte rivolge ai colleghi, agli avvocati del Libero Foro, alle autorità appunto civili, militari e religiose, con l'augurio appunto di buon lavoro nell'anno giudiziario che sta per aprirsi e con l'auspicio che possano essere svolte adeguatamente le funzioni che la Costituzione assegna alla Corte dei Conti. Ringrazio. Bene, la cerimonia volge a termine. E quindi, su richiesta del procuratore, mi appresto a dichiarare l'apertura dell'anno giudiziario in corso. Aspetto di... Lo dici tu? Dichiaro aperto, nel nome del popolo italiano, l'anno giudiziario per la sezione giurisdizionale della Regione Marche della Corte dei Conti. Per l'anno 2022. Per l'anno 2022. Bene, la cerimonia è terminata. Ringraziamo ancora tutti per aver partecipato, il Presidente della Regione, Sua Eminenza, le autorità civili, militari, i rettori. Grazie ancora.